Dallo stadio Renato Curi di Perugia, Omero Blas e Sabatino Durante a raccontarvi la gara tra il Perugia e l'Inter, due formazioni che ormai, almeno per quanto riguarda il Perugia, ha ottenuto il suo scopo, quello della salvezza, invece l'Inter sta combattendo per un posto in Coppa che ormai sembra piuttosto certo. Comunque i grifoni dovranno cercare almeno di strappare un punticino per acquistare la matematica della salvezza. Sabatino, quali possono essere gli stimoli per questa gara? Ma gli stimoli ci sono, perché questa è una partita di cartello. L'anno scorso finalmente siamo riusciti a battere l'Inter qui al Curi con uno splendido gol tra l'altro di Milan Rapaic, che oggi potrebbe essere proprio uno dei chiavistelli per rompere la credibilità e la forza della difesa dell'Inter, dove veramente giocano dei giocatori di grandissimo livello come Simic, Cordova e il francese Blanc. Quindi gli stimoli ci sono sicuramente. Il Perugia credo che sia già salvo, tutti questi problemi non ci dovrebbero essere, ma qui si cercano tre punti, diciamo, per la gloria, tre punti per dare un significato maggiore a un campionato che è stato un campionato all'altezza della situazione. L'Inter ha dei problemi interni. Abbiamo sicuramente letto tutti questi problemi, le polemiche che ci sono state tra Lippi e Panucci. Tra l'altro non c'è neanche Massimo Murati, alcuni miei amici l'hanno incontrato proprio mezz'ora fa a Forte dei Marmi, non è venuto particolarmente deluso dalle recenti polemiche. Quindi il Perugia potrebbe anche farcela. Mi desta qualche preoccupazione la strano trio d'attacco che il tecnico Lippi ha mandato in campo. Muto, Baggio e Rogova sono tre grandi giocatori di movimento, di tecnica, ma non danno punti di riferimento, e quindi per i nostri giocatori, per i grandi lunghi della difesa perugina, Materazzi, Calori e vedo schierato oggi anche Ripa, potrebbe esserci qualche problema in più. Allora diamo lettura delle due formazioni che ancora non sono scese nel rettangolo di gioco, ma lo faranno tra qualche istante. Il Perugia scende in campo con Mazzantini in porta, seguito da Ripa, Milanese, Bisoli, Calori, Materazzi, Esposito, Tedesco, Amoruso, Lenice, Verapaic in panchina, Sterkle, Melli, Ilario, Sogliano, Campolo, Cappioli, Monaco. Per quanto riguarda l'Inter, Peruzzi in porta, in tanti giocatori stanno entrando nel rettangolo di gioco, seguito da Simic, Serena, Zanetti, Cordoba, Blanc, Cue, Sedorf, Mutu, Baggio e Recoba in panchina, Ferron, Colonnese, Moriero, Numero, Zamorano, Russo e Passiglia. Arbitrerà l'incontro il signor Stefano Farina di Novi Ligure, assistenti dell'arbitro Cristiano Copelli di Mantova e Francesco Longo di Paola. Quarto uomo il signor Duccio Baglioni di Prato. Diciamo che nel Perugia manca il capitano, manca Renato Olive, qualche problema alla schiena, però la squadra sicuramente ha delle motivazioni in più per fare una grande partita oggi. Sì, il Perugia manca, oltre quello che hai ricordato tu, Daino, Ba e Rivalta, invece dalla parte opposta indisponibili sono Giorgatos, Jugovic, Frasivieri, Ronaldo, Di Biagio e Rivas. Il bilancio confronto diretto tra le due squadre, 8 partite sono state disputate a Perugia, tutte in A, una vittoria dei Grifoni per 2-1 il 14 febbraio del 99, 5 pareggi, l'ultimo 0-0 il 2 febbraio del 97 e 2 vittorie per l'Inter, l'ultima per 2-0 il 25 gennaio dell'81. Invece tra gli allenatori il confronto emerge in 14 partite, tutte in A, 5 vittorie per Mazzone, 6 vittorie per Lippi e 3 pareggi. Sì, è stato a lungo inquadrato l'arbitro Farina, lo ritroviamo qui dopo la vittoria, 2 settimane fa dopo la vittoria con il Piacenza, ci ha portato bene, finalmente ha vinto una squadra di casa, perché finora 12 sono le vittorie con Farina delle squadre in trasferta e 11 delle squadre in casa. Speriamo che Farina, che è stato un arbitro che ci ha portato sempre fortuna anche a livello di Serie C e Serie B, ci porti fortuna anche oggi. Ce lo auguriamo vivamente e soprattutto speriamo che i Grifoni non sottovalutino un po' questa partita credendo di essere già in vacanza, lo abbiamo visto parzialmente nell'ultima gara. Comunque una partita che può riservare qualsiasi tipo di sorpresa, ricordiamo quella dell'andata con 5 gol rifilati al Perugia, fu una delle sconfitte in serie, il momento forse più brutto di questa stagione del Perugia. Intanto l'arbitro ha dato il via alla gara e l'Inter a manovrare all'interno della propria metà campo con Zanetti, poi l'appoggio indietro per Simic e poi c'è questo tentativo in avanti di Milan Rapaic, osserva il piazzamento del compagno al centro, si trattava di Alenicev, ma la difesa
dell'Inter respinge, va Bisoli a cercare di conquistare la palla, non vi riesce. Ecco qua il Perugia che è schierato con il 3-4-1-2 con Amoruso e Rapaic in avanti. Intanto c'è stato questo bel intervento di Tedesco che è andato a recuperare la sfera, poi è Materazzi a muovere. Il Perugia ha cominciato veramente a razzo, come dovrebbe partire veramente una squadra in casa contro una squadra più forte dal punto di vista tecnico come l'Inter. Così è il modo giusto per cominciare, cioè premendo sull'acceleratore e non dando spazio all'Inter. Manovrare Calori per Bisoli, il lungo lancio su Esposito, bello lo stop del tornante destro dei Grifoni, però c'è stato un intervento di copertura da parte di Serena e Esposito è andato a fare fallo sul giocatore di Marcello Lippi e quindi calcio di punizione per la squadra ospite che ora manovra con Cordova e poi l'appoggio è indietro per Peruzzi. Una stagione questa dell'Inter parzialmente deludente e ci sono stati parecchi contrasti all'interno della formazione nero-azzurra e quello che hai ricordato tu recentemente, ma poi anche la vicenda di Ronaldo che ha danneggiato tantissimo la società. Auguri ovviamente anche da parte nostra al campione. Bisoli appoggia sulla sinistra per Milanese, dietro Materazzi, ancora Bisoli, Perugia che è schiacciato nella propria metà campo, l'Inter che si fa aggressiva, poi c'è stato questo errore, ne approfitta Esposito che entra all'interno dell'area di rigore, riesce il cross al centro, c'è Rapaic al volo, fuori, sbagliato di pochissimo. Beh, si dispera il trovato. Sì, non ha chiuso bene, non ha chiuso bene, l'ha preso troppo di collo pieno, poco d'esterno, ma bisogna solo applaudire. Guarda, Blanc allunga la palla e non ha preso lo specchio della porta, ma c'era questa conclusione di istinto di Milan Rapaic. E c'è stato l'errore di Serena poco prima che ha favorito la discesa di Esposito sulla destra. Comunque bella azione dei Grifoni e bello il tiro al volo del croato. Mazzantini, Bisoli ancora in avanti, sbagliato però l'appoggio è Blanc. Poi Omero, è difficile se l'Inter riesce a gestire palle, è veramente difficile poi tenere a bada tre giocatori come Baggio. Recoba per Baggio, è anticipato da Materazzi che però non riesce ad evitare il corner, quindi primo corner per la formazione nero-azzurra. E attendi a Blanc che è uno specialista, il campione del mondo, uno specialista su questi colpi di testa, anche se noi dietro abbiamo veramente dei granatieri come Materazzi, Calori e Ripa, bravissimi di testa. Allora è Roberto Baggio a battere il corner dalla bandierina di destra, si avvicina al Seedorf, il servizio per lui, poi l'appoggio indietro per Zanetti. Attenzione, c'è questa discesa bella. Grande intervento qui di Giovanni Tedesco che ha rubato palla da Recoba che si volava verso la porta. Possibilità di contropiede. C'è Esposito tutto solo sulla sinistra, preferisce la verticalizzazione per Amoruso. Esposito critica il russo per non averlo servito. Comunque bella partita, veramente grande ritmo, il Perugia è tranquillo, gioca la palla senza poi il problema del risultato. Soprattutto giunti a questo punto del campionato sarebbe inutile fare dei tatticismi, almeno per i Grifoni. No, ma poi bisogna togliere i rifornimenti al trio d'attacco perché sono molto mobili, molto tecnici, ci potrebbero mettere in difficoltà con i nostri lunghi. Seedorf, ricordiamo quando il Perugia giocò a Milano, fu uno di quelli che realizzò un bel gol. Al debutto proprio al debutto, Seedorf, tra l'altro. Però giocava in una posizione diversa, sulla fascia sinistra, ci mise veramente in crisi con la sua velocità e la sua classe. È Serena a manovrare, bello l'appoggio per Roberto Baggio che però è in fuori gioco. Molto mobile sembra Roberto Baggio. Ma tutte e tre, sia Muti, il giovane rumeno, sia Recoba che Baggio sono veramente tre giocatori capaci di giocare benissimo negli spazi e quando hanno palla al piede poi sono dolori per tutti.
Intanto Mazzantini, lungo lancio in avanti, in una zona dove non ci sono però compagni, di nuovo Serena, un colpo di testa, indirizzo di Peruzzi. Blanc. Cordoba ancora per Blanc, poi Cordoba. Fa bene il Perugia a spingere il pressing nella metà campo avversaria. Il passaggio di Que all'indirizzo di Mutu e il fallo laterale per i Grifoni, l'ultimo a toccare è stato proprio il rumeno. La lunga rimessa all'indirizzo di Rapaic, poi va lo stesso Blanc a coprire il pallone, riesce a mantenerlo. Grande classe questa del francese, probabilmente un po' lento però ha grande esperienza, poi una classe immensa. Seedorf, passaggio per Recoba, il lungo lancio all'indirizzo di Serena, va su di lui Esposito e c'è il secondo corner per l'Inter. Quindi un'azione pericolosa per i Grifoni, in avanti però due corner per l'Inter. Sì, prima Roberto Baggio ha cercato lo scambio corto sulla bandierina, adesso vediamo se cerca la battuta lunga. Va Seedorf a cercare il pallone, Roberto Baggio preferisce il cross al centro, l'anticipo di Materazzi, il fallo laterale per l'Inter. E sono bravi i nostri dietro, sulle palle alte. Ancora Seedorf. Zanetti. Va su di lui Bisoli. C'è Milanese. Poi Materazzi. Cerca di strappare il pallone a Mutu. Qui bisognerebbe essere bravi nella conquista della palla, perché poi si aprirebbero veramente le praterie. L'Inter sta salendo molto, il Perugia dovrebbe spostare bene il contropiede. Recoba in mezzo, altro anticipo di Materazzi, finora sta giocando bene il difensore dei Grifoni. Tedesco per Amoruso, difende bene la sfera. Bravo Nicola. Bisoli gira all'indirizzo di Milanese. Zanetti va in copertura, il lungo lancio all'indirizzo di Rapaic anticipato, poi ancora Bisoli, Alenicev, Milanese. Alenicev ancora. Milanese vicino a lui, Bisoli, eccolo servito. Preferisce cambiare dalla parte opposta per Esposito, però anticipato. Poi Ripa butta il pallone in avanti, puntando probabilmente sul contropiede, ma non c'è stata l'intesa con Esposito. Seedorf, Recoba, ancora Seedorf. Recoba, pericolosissimo. Inter che manovra nella zona centrale, tende un po' a cercare dei varchi nella maglia biancorossa. Tanto Baggio è finito a terra, c'è cioè il calcio di punizione per la formazione di Marcello Lippi. Recoba, attenzione al tiro micidiale, il sinistro respinto da Tedesco. Ancora Recoba, Seedorf. Il lancio in mezzo, buono l'intervento di Ripa, non ha commesso fallo. Dietro per ora veramente i nostri sono molto lucidi, molto aggressivi sulla palla, e questo è importante. Normalmente invece i nostri tendono a non aggredire la palla e quindi magari a subire poi l'uomo che entra dentro palla al piede. Finora molto lucidi tutti quanti. Ripa, Calori, Materazzi, c'è entusiasmo sugli spalti, sono circa 2000 i sostenitori nero-azzurri. Intanto c'è questo lancio all'inizio di Amoruso, anticipato da Peruzzi. Perugia che cerca di colpire soprattutto in contropiede con questi lunghi lanci in avanti. Comunque anche l'Inter e Guardinga solo una volta si è rovesciata nella metà campo del Perugia, ha capito che deve stare anche attento l'Inter. Materazzi, Bisoli, Ripa ragionano molto le due formazioni, manovra piuttosto lenta sia da una parte che dall'altra con improvvise fiammate.
Esposito sbaglia l'appoggio per Alenicev. Seedorf all'indirizzo di Mutu, che gira per Roberto Baggio, il lungo lancio. Recoba va su di lui, Ripa viene al raddoppio Esposito, riesce comunque a crossare Recoba, poi Milanese sbaglia però il rinvio direttamente in porta, ben appostato Mazzantini. Poteva essere molto rischiosa questa azione, fortuna che il pallone è finito direttamente tra le braccia del portiere perugino. Guarda, oggi si trova in difficoltà il colombiano Cordoba, che è velocissimo, non riesce ad anticipare Amoruso, il quale è molto rapido e molto bravo anche tecnicamente a proteggere la palla con il corpo. Tedesco per Esposito, su di lui va Recoba, poi indietro per Ripa, il lungo lancio all'indirizzo di Amoruso, che però commette fallo il signor Farina. Ecco, questi lanci lunghi così, ripetiamo, non ci piacciono molto, e palla buttata via. Serena per Seedorf, poi Zanetti, Roberto Baggio. È molto mobile, Sì, Coe, ancora Coe. Roberto Baggio chiede lo scambio con Mutu, non riesce però. Fallo laterale per i Grifoni. Bisoli. Guarda Simic come monta una guardia spietata su Rapai, si sa che potrebbe, da lì potrebbero partire le azioni più importanti del Perugia. Milanese indietro per Materazzi, Perugia troppo lento nelle ripartenze. Il lungo lancio del difensore perugino. Ricordiamo comunque che il Perugia oggi soprattutto cerca prima di tutto il punto della tranquillità, perché un punto oggi vorrebbe significare qualsiasi dubbio sulla classifica, quindi la matematica salvezza, e poi certo se deve venire la vittoria ben venga. Attenzione, pericoloso Seedorf, il servizio per Recoba, non se la intendono però i due, sbaglia il passaggio di ritorno. Buono l'intervento di Mazzantini, buon per i Grifoni, che i due non hanno raggiunto una perfetta intesa, quindi ne ha approfittato Mazzantini, ma Inter sempre pericoloso. Ma questo è un saggio, ti dicevo, bisogna cercare di togliere la palla. Ancora Recoba, attenzione, Mazzantini blocca. Da questi giocatori, perché Mutu, Recoba e lo stesso giovanissimo Mutu e anche Baggio hanno insomma dei piedi favolosi e sanno affondare e dribblare in maniera assoluta. Materazzi, ennesimo lancio in avanti, l'indirizzo di Amoruso che stoppa il pallone, poi Esposito e il tiro deviato, e quindi corner, il primo corner per i Grifoni. Guarda, sono fiducioso perché, eccolo qui, bello questo colpo di testa, va bene, ma sono fiducioso perché Nico Amoruso veramente è in vantaggio su qualsiasi palla nei confronti di Cordoba. È importantissimo perché dà la possibilità di salire a tutto il Perugia, può salire tranquillamente con queste, su questi giochi di Amoruso. Rapaic sulla sfera, tutti i lunghi dei Grifoni all'interno dell'area di rigore dell'Inter, è battuto il corner, poi c'è Coe che alza la sfera e la butta di nuovo in corner, quindi 2-2. C'è Blanc che dice di stare attenti davvero, perché qui il Perugia potrebbe creare qualcosa di veramente pericoloso e interessante. Ancora Rapaic sulla bandierina di sinistra, manda in mezzo. È stato commesso però un fallo al centro dell'area tra Materazzi e Blanc. È andato a rimproverare i due e quindi fa ripetere il corner. C'è gran movimento dentro l'area dell'Inter. Pallone scagliato in mezzo, nulla di fatto. E ancora Rapaic a manovrare, marcato da Roberto Baggio, riesce il cross deviato, terzo corner per i Grifoni. E il Perugia ci prova e ci crede, sa che benissimo che su queste palle alte può avere la meglio, perché loro hanno praticamente solo uno specialista che è Blanc, che sta montando la guardia su Materazzi. Battuto il corner, non ci arriva, Ripa poi Esposito, si libera di nuovo, finta il tiro, riesce a rimettere in mezzo
però c'è Amoruso che è finito in fuorigioco, dice il guardalinee. Quindi interrotta l'azione, pubblicità. È Sette Caravan, San Martino in Campo, Perugia, il miglior supporto per le tue vacanze. Peruzzi ritarda un po' il rilancio. Il lungo lancio da parte dell'estremo difensore nero-azzurro, poi il tedesco Bisoli avanti per Rapaic. C'è Zanetti che sbaglia l'intervento, poi Alenicev per Amoruso di sinistro, traversa! Per poco il Perugia non passava in vantaggio con questo gran tiro di Amoruso, servito molto bene da Alenicev. Ancora il Perugia che insiste con Esposito, molto mobile oggi il tornante dei Grifoni, tedesco Bisoli. In appena ci sarà l'occasione, magari se vedessimo il replay, perché Alenicev e Amoruso hanno fatto una cosa straordinariamente bella, con una semplicità enorme. Qui per Roberto Baggio è stato commesso il fallo sul fantasista nero-azzurro. Ma ha fatto bene qui, Giovannino Tedeschi ha fatto bene perché si involava dentro ed era poteva essere un'azione pericolosissima. Eccolo qui, guarda, Nica Amoruso, peccato davvero, traversa piena, ma bellissima la palla dentro di Dimitri Alenicev. In effetti è stata un'azione non prevedibile da parte della difesa nero-azzurra. Seedorf vicino alla sfera. E c'è questo tiro direttamente in porta, tiro realizzato da Recoba. Eccolo qua la bordata. È in grande vena, in grande spolvero Nicola oggi, davvero. Esposito è un motorino instancabile della manovra biancorossa. Poi Blanc, il colpo di testa per Milanese, cerca il passaggio per Rapaci, ma sbagliato. Non si possono fare queste fesserie, mamma mia, c'è troppa foga in alcune occasioni e questo favorisce qualche errore di troppo. ...0-0 ancora il punteggio, siamo giunti al 18° minuto del primo tempo. Perugia vicino al gol in almeno due occasioni. L'avevo visto prima il tiro di Amoruso e prima ancora quello di Rapaic nei primi minuti dell'inizio di gara. Recoba che parte da una posizione leggermente arretrata, poi si porta in avanti. Baggio cerca lo scambio con Mutu, ma non sono di fatto. L'Inter si vede che non è in vena, speriamo veramente di andare in gol prima o poi. Lunga rincorsa di Amoruso, certo, il colombiano. Però ha una rapidità incredibile, gli ha recuperato praticamente 4-5 ma per questo ha fatto bene Nicola Amoruso, andandogli sempre finora a mettersi in mezzo fra il colombiano e la palla e quindi facendo in un certo senso scudo con il corpo. Zanetti per Baggio, affrontato da Materazzi che però lo butta a terra, quindi calcio di punizione per l'Inter. Rivediamo l'azione, è stato toccato duramente Roberto Baggio. Seedorf, sulla sinistra c'è Serena, il servizio è per lui. Recoba cerca ancora Serena, questo bel colpo di testa di l'Inter è disunita, un momento non bellissimo, il Perugia dovrebbe veramente approfittarne in questo frangente. Cioè, portano palla, non si vede mai, quasi mai nessuno. Ecco, bene, abbiamo recuperato palla. Rapaic, c'è la possibilità del contropiede, è solo, semina un uomo, passaggio per Alenicev, dentro per bene. Amoruso, fuori gioco, dice il guardalinee. Va bene, non so se sia fuori gioco o meno, però è così che deve giocare il Perugia, è così che deve giocare Milan Rapaic.
Serena, Omero, mi sto divertendo oggi, finalmente. Sì. Fino a questo momento il ritmo è abbastanza alto, quindi va bene così. Speriamo che duri per tutta la gara. Sedolf per Recoba, Varipa in copertura, riesce, anche se un po' a fatica, a mantenere la sfera. Sarà la rimessa da parte di Mazzantini, entusiasmo sugli spalti. Lunga rimessa da parte di Mazzantini. È andato di nuovo Cordoba a toccare la sfera, poi Bisoli. Tedesco per Materazzi, si propone Milanese, eccolo servito. È ancora Milanese, però non riesce ad agganciare la sfera. Credo ci sia un fallo su Milan Rapa, ci sia stato fischiato. Farina ha visto bene, secondo me. Calcio di punizione quindi per i Grifoni. Sì, l'arbitro ha aspettato, se la palla, eccolo qui, guarda, c'è il, sì, probabilmente c'è il fallo di Simic, ha aspettato se la palla andava o meno a Milanese, non gli è arrivata, quindi ha fischiato, giustamente. Materazzi, Tedesco, Calori tutti in mezzo, c'è l'anticipo di Cordoba, poi Milanese, alza per Ripa, è buono, il cross in mezzo, piuttosto frettolosamente, poteva ragionare, era tutto solo, invece ha preferito fare al volo. Si arrabbia Lippi in panchina. Ha avuto qualche difficoltà qui nell'aggancio di destra e poi poteva attendere, era solo. Ma è un difensore Ripa, eh. Il lungo lancio di Peruzzi. Tedesco, Roberto Baggio, poi va in avanti Mutu. C'è Zanetti, Cordoba per Recoba, il lungo lancio a Lenicev, la rincorsa del russo, anticipato però. Grande esperienza Blanc, c'è niente da fare, ha classe da vendere. Ed è ancora Cordoba, Zanetti, Coe, Sedorf, Recoba, inseguito da Tedesco, scambio con Sedorf, attenzione, c'è un uomo libero sulla destra, si trattava di Roberto Baggio, pericolosissimo, Milanese dovrebbe guardarlo più da vicino. Combatte come un leone Amoruso, questa volta dice di essere stato toccato in maniera fallosa, l'arbitro però non è d'accordo. Ma l'importante è comunque che Nicola giochi così, con questa intensità, perché prima o poi potrebbe veramente trovare la palla buona. Baggio, alla sua destra Zanetti, Fabisoli in copertura. Certo, l'Inter cerca di tenere la palla il più possibile, gioca poco negli spazi. Recoba per Baggio, e questa volta Milanese riesce ad arginare la manovra del fantasista. Sì, loro cercano in tutti i modi di dare palla ai fantasisti loro, ai piedi buoni, diciamo così, che hanno, per sfruttare la giocata individuale, però certo il gioco collettivo non si vede in maniera assoluta. 3-3 il conto dei corner. Baggio in mezzo, c'è Serena che è andato a toccare il pallone, eccolo qua, rimette in mezzo. Poi Esposito, Recoba, bello lo scambio con Cordoba, poi ancora Recoba, Esposito riesce a guadagnare qualche metro, serve il servizio per Amoruso, Alenicev, c'è Rapaic, tutto solo sulla sinistra, il servizio per il croato, vai Milan, vai! Rapaic, Alenicev, il destro al volo, respinto, Amoruso, stop, però in fuorigioco, bella azione dei Grifoni, in contropiede. Vediamo la bordata del russo, parata da Peruzzi.
Seedorf. Peccato, forse troppo centrale, però qui ha fatto veramente una cosa prodigiosa anche Peruzzi, chiudendo lo specchio e venendo avanti. Serena. Buono l'intervento di Bisoli, gli ha soffiato il pallone direttamente dalle gambe, poi c'è la rimessa da parte dei Grifoni. Entusiasmo tra il pubblico, tutto lo stadio partecipa. E beh, questo potrebbe essere un successo che cambierebbe anche il senso della stagione, ridarebbe un significato alla stagione, no? Tra l'altro ultimamente si è ragionato un po' sul calo di presenze qui al Curi, oggi invece sono numerosi gli spettatori, certo la partita era di richiamo oggi, però forse un segnale positivo, un entusiasmo che comincia a crescere. Milanese Zanetti va a toccare il pallone e c'è il fallo laterale per i Grifoni. Si vede che l'Inter non è un collettivo, Omero. Dobbiamo sfruttare l'occasione di battere finalmente una grande qui al Curi. Rapaic ha tentato il cross e Simic è andato a mettere in corner, quarto e qui, corner qui, sappiamo, per i Grifoni. Sappiamo che i nostri sono micidiali su questi calci piazzati, su questi calci d'angolo, e chissà che prima o poi uno dei lunghi non la metta dentro. Quasi tutto il Perugia dentro l'area di rigore nero-azzurra. Rapaic sulla bandierina di sinistra, c'è movimento in mezzo a Muruso e non so se è stato proprio Muruso a toccare il pallone di testa, ma comunque è andato a finire direttamente dalla parte opposta. Forse qualcuno ha toccato la palla con le mani invece, Omero. Non lo so, vediamo un po' se la regia ci ripropone l'azione. Comunque Perugia ancora in avanti con Alenicev, riesce a mettere in mezzo, è un po' bassa però questa sfera e l'Inter recupera. Tedesco per Alenicev, c'è Amoruso in mezzo, ancora una volta fuori gioco. Io ho qualche dubbio su questo offside, davvero. Non è d'accordo pubblico. E ha ragione invece, ha ragione l'arbitro. Sì, è fuori gioco. Buono l'intervento di Materazzi, che è riuscito ad anticipare Mutu. Ancora a manovrare. È Mutu indietro per Baggio. Seedorf è in mezzo, carica il destro, la finta ancora e il gol. E il gol di Seedorf. Porta sfortuna veramente al Perugia questo giocatore. Ha fatto una grande azione. Peccato perché finora il Perugia aveva giocato veramente una grande partita, l'abbiamo detto. Speriamo che non giochino palla i suoi solisti. Seedorf è uno di questi solisti, chiaramente qui ha avuto gioco facile contro i lunghi del Perugia e guarda, non ha chiuso Calori bene, palla alla sinistra di Mazzantini, eccolo qui, sia Ripa sia Calori proprio in difficoltà sui passi brevi e veloci di Seedorf, e poi era difficile chiudere per Mazzantini qui. Comunque grande numero dell'olandese che ha seminato lo scompiglio nella retroguardia biancorossa. Peccato perché il Perugia era stato più pericoloso dell'Inter, sicuramente meritava il vantaggio il Perugia, invece niente da fare. L'Inter ha avuto qualche problema dal punto di vista del gioco e ha sfruttato quelle che sono le sue individualità che gli hanno permesso di comunque mantenersi in una posizione buona di classifica con uomini di assoluto valore, ma non sicuramente di andare a concorrere per lo scudetto visti i problemi di gioco. Baggio, sulla destra c'è Zanetti, ancora Baggio, poi qui il passaggio sulla sinistra per Recoba, mette in mezzo, pericoloso. Incredibile, questo ha un piede che sembra una mano, guarda che cosa ha provato. Ha provato veramente a cercare il palo lungo, quindi il 7 sulla sinistra di Mazzantini, una cosa incredibile. Sembrava che ci volesse chissà quale forza, l'ha toccato sotto, o per via. Buono l'intervento di Esposito,
tende a fare un po' troppo da solo e c'è il raddoppio di marcatura. Omero, oggi Paolo Meatelli nella sua consueta lettera sul Corriere dell'Umbria si rammarica che Recoba non ha vestito la maglia del Grifo e auspica... E non solo lui, tra l'altro, anch'io. Si auspica il prossimo anno di fare una coppiata dei due fratelli Baggio, Roberto e di Baggio. Mica sarebbe male, eh? Indubbiamente sarebbe una gran cosa, ma non credo che questi due giocatori abbiano l'ambizione di venire a Perugia. Milanese, Mazzantini blocca. No. C'è di nuovo un altro fuorigioco. Mamma mia, com'è pedante però questo Benedetto Segnalinea qui sotto la tribuna. Serena in avanti per Mutu. Roberto Baggio tocca duro Bisoli, c'è la punizione. Pierpaolo indica che il pallone è fermo. No, via, c'era il fallo su Baggio, adesso non scherziamo. Guarda, via. Chi l'ha toccato? Va bene. Qua appoggia indietro l'indirizzo di Blanc. Eccolo qua. Poi Cordoba. Però il Perugia deve continuare a giocare come ha fatto adesso, perché ha giocato meglio, ha avuto più occasioni e credo che alla fine paghi il gioco se tu lo fai sul campo. E comunque l'Inter ha delle grosse individualità che possono sbloccare il risultato in qualsiasi momento. Queste forse mancano al Perugia, che però ha dalla sua forse un migliore gioco e anche una motivazione in più, visto che gioca di fronte al proprio pubblico. Recoba, Seedorf, Tedesco, Amoruso, Esposito. Bella lotta tra Cordoba e Esposito questa volta a commettere poi il fallo. Il colombiano era altissimo al centro del campo, aveva lasciato la sua zona di competenza coperto da Serena, ma certo ha rapidità da vendere. Calori per Materazzi. Milanese Materazzi. E Milanese si è visto poco in mezzo al campo, noi giochiamo a tre dietro. Milanese dovrebbe dare un apporto lì in mezzo al campo, ma si è visto soltanto in alcuni errori banali, diciamo. E di nuovo il guardalinee. Alza la bandierina. Ora ma io non lo so. Vediamo un po'. Sì, ha ragione lui. Ha ragione di nuovo. Ha ragione lui. Ha ragione lui, purtroppo. Purtroppo ha ragione lui. Pensavamo fosse veramente pedante, ma invece il replay ci dà ragione a questo segnalino. Ha ragione lui, vede meglio di tutti noi. E quindi bisogna aumentare il livello d'attenzione in avanti. Seedorf, Cordoba, poi Blanc, Cordoba, Seedorf. L'Inter che ora, essendo in vantaggio, non ha troppa urgenza di spingere. Poi Cordoba cerca di servire Zanetti, l'anticipo di Milanese, poi Rapaic. Non da, guarda, non, si fermano tutti, perché non date aiuti a Rapaic? Dentro per Alenicev, poi Seedorf, appoggia indietro un po' rischioso, comunque Peruzzi. Ne sarà combinato una delle belle Peruzzi. Vediamo se la palla è uscita, il colpo no, di testa non è, di non Seedorf. È uscita, non è uscita, non è uscita, Omero. Non è uscita, ha fatto un gioco di prestigio, no? Non è uscita. Esposito è andato a bloccare la sfera, Calori, Tedesco, ancora Esposito. Peccato, ha accusato la botta il Perugia, peccato. Bisoli. Vai, abbiamo riconquistato palla. Amoruso, e questa volta c'è il fallo sull'attaccante perugino. Rapaic, Milanese sulla sinistra. Questa volta è buono il servizio, riesce il cross al centro, poi Blanc va a recuperare la sfera. Coe, non lo so, probabilmente Milanese sente troppo la partita, lui naturalmente è un ex, è dell'Inter, è qui in prestito, probabilmente sente molto la partita, però certo non ha dato un apporto sufficiente alla squadra in questo momento. Lui al centrocampo dovrebbe cercare di dare un apporto maggiore, insomma farsi vedere un po' di più. Può ripartire l'Inter, Serena, Seedorf,
il passaggio per Recoba, c'è Serena sulla destra, il servizio in mezzo per lui, il colpo di testa, poi Materazzi ci mette una pezza. Mamma mia, davvero, perché c'era Baggio lungo, fosse passato questa palla, Baggio era davanti a Mazzantini solo, sarebbe stato. Si può continuare, dice l'arbitro. Ha dato il vantaggio, speriamo di sfruttare. Milanese ritarda un po' l'azione, poi Calori, Rapaic. Oh, finalmente arriva la palla a Milan. Tedesco. No. Sbaglia però l'appoggio per Esposito. Peccato davvero, il Perugia ha fusato il colpo di questo gol di Seedorf. Peccato davvero perché aveva giocato, qui rivediamo un'acrobazia di un salto all'ostacolo dell'arbitro Serena. Aveva giocato bene il Perugia finora, aveva avuto le occasioni migliori, è stato colpito. Questa volta è buono il servizio, Alenicev sulla destra, riesce il cross a Amoruso, non ci arriva, di pochissimo, è andato lo stesso Blanca ad anticiparlo. Una prova maiuscola del francese finora. Ancora Blanc, un pilastro in mezzo alla difesa nero-azzurra. Recoba, Seedorf, Mutu. Baggio, Zanetti è libero sulla destra, preferisce fare da solo il fantasista, poi cerca ancora Mutu. C'è Coe, Serena. Scambio con Baggio, Seedorf, Serena. Uno schema che fortunatamente per il Perugia non è riuscito. Blanc, Recoba, allora cercano il possesso di palla, niente da fare con questi uomini che escono portando fuori dalla zona i nostri lunghi. Per fortuna Calori qui arriva, un altro fuorigioco, vediamo se ha ragione il segnaline oppure oggi si dice assistente dell'arbitro, va bene, vediamo se questo assistente dell'arbitro ha ragione o meno. Comunque sono molto bravi i giocatori dell'Inter a mandare in fuori gioco quelli del Perugia. Non abbiamo il replay ancora. Questa volta? Sinora purtroppo ha avuto sempre ragione l'arbitro. Zanetti per Seedorf. Si beve per fortuna è fuori. È andato via come un razzo, chiaramente qui c'è una diversa struttura fisica, una diversa velocità, una diversa rapidità tra Materazzi e Seedorf. Molto bravo Materazzi nei palloni aerei, magari con la sfera a terra, con giocatori veloci può avere qualche difficoltà. Esposito, su di lui Serena, poi Ripa. Amoruso che dà sempre le spalle al portiere, poi Tedesco. Fugue bravo, è sempre arrivato prima rispetto al colombiano sulla palla. Nicola ha giocato una buona gara finora. Milanese, Rapaic, Milanese, Bisoli. Amoruso sbaglia l'appoggio all'indirizzo di Bisoli, può ripartire l'Inter con Baggio, poi Zanetti, Seedorf. C'è Recoba libero, marcato da Ripa. Bene. Sbaglia l'appoggio a Alenicev. Perugia non riparte, sono molto fermi i giocatori biancorossi. Sta salendo Calori. Speriamo che raggiunga la palla Esposito. Peccato. No, è uscita. Peccato davvero. Ecco, si fa medicare, non inquadrato dalle telecamere, Cordoba. Peccato, gli è mancato la terra sotto i piedi veramente, Esposito, è scivolato, è andato via, non è riuscito. Pubblicità. È 7 Caravan, San Martino in Campo, Perugia, il miglior supporto per le tue vacanze. Lunga rimessa da parte di Peruzzi. Poi Calori in copertura, l'appoggio direttamente dalla parte opposta, Mazzantini.
Grifoni che comunque in questa prima frazione di gara hanno giocato tutto sommato abbastanza bene, ha fatto la differenza, la maggior bravura dei singoli e soprattutto quell'azione di Seedorf. In un'occasione basso, cioè Seedorf ha avuto una palla, l'ha sfruttata, l'Inter ha avuto una palla, l'ha sfruttata, per il resto il Perugia ha giocato, ha avuto le proprie occasioni, è stata sfortunata anche su quella traversa di Nicolà Moruso dopo un bell'azione tra lui e Alenicev. Comunque in partite come questa la cosa più importante è divertirsi più che il risultato. E intanto è rientrato Cordova, il Perugia ha giocato per l'Inter ha giocato per 4-5 minuti in 10. Ma a me non sembra che ci sia stato il fallo, assolutamente. Comunque leggero appoggio, certo ci sono falli, se si fischiano questi falli bisognerebbe avere il fischietto sempre in bocca. Rovente. Simic manda il pallone in avanti, poi Baggio al volo, il servizio è ora per Seedorf, verticalizzazione Materazzi, Tedesco, poi Alenicev, milanese. Da quel gol il Perugia non è riuscito poi a imbastire un'azione che sia un'azione. Adesso vediamo Rapaic con la palla. Ha accusato il colpo, davvero. Peccato. Si non riesce a ripartire. Gioca un po' con il freno a mano tirato. Il Perugia cioè attacca con due uomini e tutto il resto della squadra rimane nella metà campo propria. Bisogna essere un po' più corti, una squadra un pochino più raccolta. Intervento di Cordova, poi Bisoli cerca Rapaic, Simic in copertura lo anticipa. Blanc, Recoba. Attende il piazzamento dei compagni. Intanto la curva nord incita Recoba a venire a Perugia. Chissà se il mercato estivo riserverà ai Grifoni una sorpresa del genere. Sicuramente se Recoba dovesse approdare a Perugia troverebbe un'accoglienza di tutto rispetto. Eh beh. È un giocatore che vale il biglietto da solo. Oggi per esempio l'abbiamo visto poco, solo in quel tentativo di pallonetto su Mazzantini, ma è uno che dal cilindro un minuto all'altro può tirare fuori il coniglio giusto. Però pensiamo al Perugia e siamo allo scadere del primo tempo. No, Zanetti è andato ad anticipare Milanese. Speriamo che il riposo porti ristoro e consiglio soprattutto, perché si è fatto bene per 25-28 minuti fino al gol di Seedorf e poi ci siamo fermati, peccato. Baggio, lo scambio con Seedorf. Recoba. Buono il servizio per Mutu, ancora Seedorf, Recoba che questa volta invece si è portato in attacco, finisce a terra Alenicev, si può continuare, vantaggio, dice l'arbitro, Tedesco, Alenicev, il Perugia ha paura di attaccare, sta fermo, non c'è movimento dei giocatori, Amoruso, Rapaic, ancora Amoruso, stavolta non è in fuorigioco. Passaggio per Rapaic, in mezzo c'è Tedesco, Esposito in destro, fuori di poco. Peccato davvero, qui il Perugia ha fatto una bellissima azione, bella anche l'esecuzione di Esposito, ha cercato di tenere la palla bassa, peccato, fuori di 20-30 centimetri, guarda,
Che cosa dire di più? Che doveva fare gol, ma bella ci ha provato. Un minuto di recupero. Ha sottolineato il quarto uomo. Sbagliato il rinvio di Peruzzi, fischi per lui. Milanese all'indirizzo di Rapaic, 29 secondi al termine del primo tempo. Rapaic cerca di liberarsi dalla marcatura di due uomini, commesso il fallo sul croato. Va in mezzo Ripa, si avvicina anche Tedesco, Calori e Materazzi. E chissà, potremmo veramente pareggiare in questa occasione. Qui vediamo il replay. Incrociamo le dita, Omero, questa è un'azione positiva Rapaic per noi. Rapaic in mezzo, non ci arriva Materazzi di pochissimo, poi Recoba ferma il pallone. È giocabile questa palla da parte di Calori, che mette in mezzo Materazzi, anticipato, è stato toccato con il braccio, ma il braccio che era direttamente a contatto con il corpo, quindi non so se può essere dato il calcio di rigore. Duplice fischio, fine del primo tempo. Tra le contestazioni dovremmo rivederlo comunque questa azione. Io credo che il mano ci sia stato. L'arbitro dice di no, fischi all'indirizzo del direttore di gara. Si chiude quindi tra le polemiche questo primo tempo. Vediamo se la regia ci riproporrà questa azione. E in effetti il pallone, rivediamo ancora. Eh sì, è stato deviato e c'era il calcio di rigore. C'era il calcio di rigore. È stato toccato con il braccio, quindi ha sbagliato questa volta il signor Farina. Non credo che la credo che si sia, guarda, non lo vediamo inquadrati, ma credo che Materazzi sia stato espulso. Ammonito, ci dicono ammonito. C'è stato, noi eravamo intenti a vedere il replay. Secondo me questo era calcio di rigore, perché sì, l'abbiamo visto era, il replay nel era ravvicinato. Però c'era probabilmente l'intenzionalità, certa intenzionalità che non abbiamo visto noi, che abbiamo visto noi, che non ha visto Farina. Adesso c'è stata l'ammonizione, crediamo, di Materazzi, ma nell'intervallo ne approfitteremo per decifrare un po' di più questo citato finale di partita. Bene, allora ci risentiremo tra qualche istante per il secondo tempo di Perugia-Inter. Secondo tempo di Perugia-Inter, lentamente la formazione biancorossa sta entrando in campo. Primo tempo terminato tra le proteste per un possibile fallo di Blanc, che doveva essere punito con il calcio di rigore. L'arbitro però non lo ha concesso e quindi ne è nato un parapiglia, e il direttore di gara quindi spedito velocemente i giocatori all'interno degli spogliatoi, e all'interno del parapiglia è stato anche ammonito Materazzi per proteste. Eccolo qui sono le azioni principali. Abbiamo visto prima il gol di Seedorf, certo qui si è arrabbiato Mazzoni, cioè qui se la... certo vorremmo rivedere le azioni, noi l'abbiamo visto e rivisto nell'intervallo, a noi è sembrato qui invece è meglio non rivederle queste. E questo è il gol dell'andata? Sì, va bene, noi stiamo perdendo 1-0 con un gol di Seedorf, però per noi nel minuto di recupero c'era un calcio di rigore netto commesso per fallo di mano commesso da Blanc. Farina non l'ha pensato così, purtroppo, Omero, c'è sempre questo discorso della discrezionalità sul fallo di mano. Qui secondo noi era volontario. Il pallone è stato deviato e l'arbitro poi era lì vicino, non so se forse era coperto, non lo sappiamo, ma comunque doveva essere concesso. Comunque fatto sta che il Perugia nel primo tempo ha giocato tutto sommato abbastanza bene, ha creato 3 occasioni da rete, se vogliamo inserire anche quella del mancato calcio di rigore. In ogni caso ha fatto scorrere sufficientemente il pallone, un po' lento nelle ripartenze. Comunque 2 occasioni per i grifoni abbastanza limpide con il tiro, anzi forse 3. Uno di Esposito all'inizio di Rapaic e poi Amoruso in mezzo. E intanto sì, ci dicono che Ferron è entrato al posto di Peruzzi, in effetti è così. Stavo guardando se ci sono altre novità, non mi sembra che ci siano per il Perugia. E allora diamo il via al secondo tempo di Perugia-Inter. Intanto c'è Esposito sulla destra,
che cerca di superare la marcatura di Serena, l'appoggio al centro, per poco Rapaic non ne approfitta. Nulla di fatto, allora diamo le due formazioni, il Perugia che scende in questo secondo tempo con Mazzantini in porta, seguito da Ripa, Milanese, Bisoli, Calori, Materazzi, Esposito, Tedesco, Muruso, Lenice, Rapaic. Per quanto riguarda l'Inter, Ferroni in porta, seguito da Simic, Serena, Zanetti, Cordova, Blanco, Cue, Seraf, Mutu, Bagger e Coba. Omero, intanto ci arriva notizia della sconfitta, sta perdendo il Torino, quindi insomma va bene, la sicurezza potrebbe arrivare lo stesso, la salvezza certa, matematica. Ancora comunque c'è tutto il secondo tempo. No, ma questa partita non si può perdere, una partita in cui il Perugia ha fatto più e meglio dell'Inter. Zanetti, affrontato da Bisoli, commette il fallo il giocatore del Perugia, quindi calcio di punizione per i Grifoni, la regia ci ripropone questa azione, comunque non grave, ma l'arbitro ha deciso di intervenire. Seedorf sulla sfera, Materazzi in anticipo, poi Alenicev, che è stato autore di un buon primo tempo, soprattutto con una grande verticalizzazione all'indirizzo di Amoruso, che per poco non portava il gol la squadra del Perugia. Tedesco, Milanese, Perugia che deve attaccare con più convinzione, chiede il sostegno ai suoi compagni, Milanese non sa a chi dare la sfera, è proprio questo il problema dei Grifoni, con lente ripartenze, poco movimento dei giocatori senza palla, avete visto adesso Amoruso, il colpo di tacco, non c'era nessuno dietro. Serena, Recoba, Blanc, attenzione, c'è Alenicev, tenta il pallonetto, l'uscita di Ferron miracolosa, è andata a sventare questa azione e poteva anche scapparci il gol, questa volta Alenicev ha tentato di superare con un pallonetto. E ha fatto una grandissima cosa Ferrano, perché il pallonetto era abbastanza anche calibrato. Ancora in mezzo, Amoruso non ci arriva. Certo, non si può non dire che il Perugia oggi non abbia avuto le proprie occasioni. No, tra l'altro qui, in occasione del pallonetto di Alenicev, è difficile dire abbia sbagliato, perché qui è stato bravissimo nell'uscita e soprattutto nel non farsi superare Ferron. Comunque registriamo un'altra azione pericolosa per i Grifoni, Recoba in avanti per Serena, pallone un po' troppo lungo, finisce fuori. Grifoni che soccombono per 1-0 di fronte alla squadra nero-azzurra, che francamente non merita questo vantaggio, visto almeno il numero delle occasioni pericolose, in netto vantaggio per il Perugia. Ma nel calcio ovviamente vince chi segna. Seedorf, poi per Blanc, poi Cordova. L'Inter cerca veramente di gestire la palla. Infatti non ha alcun interesse ad attaccare. Certo, non è neanche facile conquistare palla con questa gente che insomma la giostra bene, dei buoni palleggiatori. Blanc per Seedorf, affrontato da Bisoli, Zanetti, su di lui Milanese, ancora Seedorf, si beve Bisoli, Seedorf viene in avanti, entra all'interno dell'area di rigore, poi Recoba il tiro, Mazzantini respinge, Roberto Maggio in mezzo, cioè, tenta di superare Mazzantini che blocca. Azione miracolosa da parte di Mazzantini, che è andato a deviare la grandissima bordata di Recoba. Il classico tiro micidiale. Mamma mia che cosa ha fatto, questo ha il bazooka invece del sinistro, una cosa incredibile. Bravissimo Mazzantini a venire soprattutto avanti. Grande quindi parata di Mazzantini e Inter che pian piano
tende a suggellare questo suo vantaggio. Comunque ancora è in favore del Perugia il numero delle occasioni pericolose. Poi Alenicev ha sbagliato, Bisoli per Milanese, è buona l'azione, mette in mezzo l'anticipo da parte di Blanc, poi Alenicev sbaglia e manda abbondantemente sopra la traversa. Beh, una soluzione comunque difficile da tentare, ci ha provato. Tra l'altro al volo. Ecco, io ripeto, probabilmente poteva essere un attimino un po' più rapido prima Milanese. Vai, qui tenti al volo, quindi non è una soluzione facile. Colpo di testa di Bisoli all'indirizzo di Rapaic e questa volta questa volta che non serve, questa volta non serve questo. Ecco, qui ha dato, ma era la stessa cosa il mani di Blanc, c'era intenzionalità, sì. Va bene. E l'Inter però non se l'è sentita, non vogliamo parlare, anzi l'arbitro non se l'è sentita di dare la calcio di rigore, non vogliamo parlare di malafede. Ecco, cerchiamo il pallone alto. In tante occasioni quest'anno siamo stati proprio pericolosi. Pallone spedito in mezzo da Rapaic, il colpo di testa di Tedesco, se non erro. Credo di Ripa, comunque. Di Ripa, comunque. Vediamo. Sì, Ripa, che è arrivato in anticipo su tutti. Comunque un altro colpo, via, un'altra palla alta, speriamo in mezzo. Primo corner della ripresa. Il sinistro basso, Esposito, lo stop, rimette ancora in mezzo. Poi Cordoba è andato ad allontanare Esposito, finta il tiro e crossa però in una zona dove non ci sono compagni, anzi va direttamente fuori, niente di fatto. Certo, sai, è difficile suggerire qualcosa al Perugia, dovrebbe salire un attimino con tutta la squadra, ma è chiaro, lasci, eccolo qui. Errore di Marco Materazzi, ne approfitta Mutu, il tiro debole para Mazzantini. Grande errore di Mutu, poteva gestire molto meglio questo pallone. Zanetti affrontato da Milanese. Que Bisoli va a soffiargli la sfera, di nuovo Mutu affrontato da Materazzi, vediamo chi vincerà tra i due. Questa volta c'è il raddoppio, pallone fuori, palo laterale per i Grifoni. Perugia che deve accelerare i tempi, il cronometro scorre velocissimo. Alenicev, Rapaic, Tedesco, gioca di prima ora il Perugia. Milanese. Dalla questa palla, dalla! Mamma mia! Incredibile, non ce la faccio più! Rapaic. Ma non è possibile! Si porta al centro, vuol far da solo il passaggio fuori gioco. Ingenuità da parte di Amoruso, era almeno 2 metri in fuori gioco. Cioè non si può vedere un giocatore giocare in Serie A in questa maniera, no? È scattato in piedi Mazzone insieme a tutta la panchina. Perde tempo l'Inter. Blanc, lungo rinvio. Poi Recoba all'indirizzo di Que. Serena. Recoba, Tedesco va a cercare di arginare la sua manovra, poi c'è questa bordata da lontanissimo da parte di Mutu, se non erro. Sì, sì, è il rumeno che prova a fare un attimino da solo, ma qui provano a fare tutti da solo. Speriamo che il Perugia trovi la palla giusta, perché non è assolutamente comprensibile perché con un tiro in porta bisogna perdere. Ed ora farà il suo ingresso Ilario, non sappiamo chi sarà chiamato ad uscire, però
penso milanese. Bisoli cerca il passaggio impossibile per Esposito, si lamenta infatti quest'ultimo all'indirizzo del centrocampista perugino, poteva andare in avanti, gli dice. Credo che Ilario possa entrare al posto di Milanese, vediamo se mi sbaglio. Alenicev si porta in avanti la sfera, è buona? È un po' lento però il russo. Probabilmente non c'era questo fallo, si è attardato un po' troppo Alenicev. Milanese tenta il dribbling su Zanetti, questa volta riesce il passaggio ad Esposito. C'è Alenicev vicino, Esposito preferisce l'azione solitaria, inseguito da Serena. Grande in mezzo, Rapaic per Amoruso, la girata sopra la traversa. Va bene, comunque buono. Una grande palla è andata sul fondo, adesso sicuramente rivedremo il replay sul fondo. Esposito, ecco qui il ponte di Rapaic, poi ha provato la sforbiciata, non poteva provare nient'altro Nicolò Amoruso lì, forse toppare la palla e girarsi, ma è facile a dirsi e a farsi, è Sceripa. È Sceripa. Applausi per Ripa. Cerca un attimino un po' di appoggiare un po' più il centrocampo con Esposito, certo, con Ilario Mazzone. E sicuramente Ilario è uno che spinge in avanti con maggior convinzione il fallo di Calori per gamba tesa e quindi può essere dettata per questi motivi la sostituzione, quindi l'uscita di Ripa, un difensore per un altro difensore, ma con una propensione alla spinta in avanti. Mamma mia, che sonno che abbiamo avuto in questa occasione. E intanto c'è occasione per l'Inter, c'è Mutu in mezzo, il servizio invece per Roberto Baggio, anticipato da Milanese, poi va Bisoli, tenta il servizio a Rapaic. Omero, è andato bene così, ma insomma c'era Serena liberissimo proprio sulla fascia sinistra, abbiamo dormito dietro in maniera incredibile. Bisoli è rimasto a terra, pubblicità per noi. È Sette Caravan, San Martino in campo, Perugia. Il miglior supporto per le tue vacanze. Milanese, la lunga rimessa verso Alenicev, altro fallo laterale per i biancorossi di Mazzone, chiede la sfera, Milanese lo ottiene, non sa però a chi dare il pallone, è marcato Rapaic da due uomini, ovviamente preferisce il passaggio verso Alenicev. Ma era libero da mezz'ora Alenicev dietro, Altro fallo laterale per i grifoni, ancora Milanese, questa volta è buono il servizio per il croato, su di lui due uomini, tenta di superarli, mantiene la sfera. Guarda che aveva provato, aveva tentato il numero che aveva provato Milan Rapaic, vediamo, è stato scoperto. Sì. Baggio indietro per Materazzi, fallo laterale per la formazione. Ha visto Redondo in televisione qui, guarda, ha provato anche lui, mancato di pochissimo. È una partita di Champions League, quello che ha fatto Redondo. Lì è andato a buon fine. E la curva nord indirizza la sua approvazione verso il croato. Di nuovo sfera controllata da Milan Rapaic, che può sfruttare questo calcio di punizione per uno spiovente al centro. Buona la direzione, c'è però l'anticipo da parte di Cordoba, poi va Amoruso sulla destra, anzi forse Esposito, riesce, mette in mezzo Amoruso, il destro al volo, parato da Ferro. Non è fortunato oggi Nicola, sta facendo tutto bene, anche qui è riuscito ad andare in anticipo sulla palla di Esposito, si è girato bene, peccato, ha strozzato troppo la palla, va bene. Lungo rinvio da parte di Ferron, Milanese, Seedorf. Poi Roberto Baggio. Soffiato il pallone a Coe da parte di Alenicev questa volta. Forse c'era. Eh sì. Nettamente, però peccato.
non sfruttare queste occasioni di rimessa. Parecchia ingenuità da parte degli attaccanti biancorossi, perdono azioni su, con questi fuorigioco, chissà se prima o poi almeno uno. No, il Perugia deve continuare a crederci, Omero, non si può perdere una partita in cui l'Inter ha fatto solo un tiro in porta. In un momento in cui diciamo l'Inter... due il tiro di Recoba. In un momento, dicevo, in cui l'Inter subisce parecchie sconfitte, questa volta è buono il passaggio per Nicola Amoruso, lo stop, osserva i compagni, tenta di servire il russo, Bisoli riesce a portare via la sfera, Esposito in mezzo per lo stesso Bisoli, anticipato però da Cordoba, ancora Esposito, si mette il pallone al centro. E c'è il fuorigioco. Vediamo un po' cosa dice la regia. C'è. Ci sono addirittura due giocatori nettamente in fuorigioco. Mamma mia, questi due assistenti dell'arbitro hanno sempre ragione. Continua comunque la lunga fila dei fuorigioco segnalati dal guardalinee. Comunque chissà se prima o poi magari una sfera riesce ad essere buona, giocabile. Bisoli vede Milanese, lo serve, poi va Blanc in anticipo su Milanese e c'è il secondo corner per i grifoni. Entusiasmo sugli spalti. La gente avverte che da un minuto all'altro può venirci fuori la giocata giusta. Rapaic mette in mezzo il colpo di testa di Amoruso, penso. Di Amoruso, no? Sì, mi sembra anche a me, fuori di poco. Eccolo inquadrato. Meriterebbe oggi veramente il gol, Nicola. Se non ha giocato la sua mobilità. Sì, ci sta provando da tutte le posizioni, in tutti i modi, non gli va bene. Perde tempo Ferron, l'arbitro non interviene. E Capioli si prepara intanto, ecco, lo vediamo inquadrato. Milanese per Rapaic che non aggancia. Blanc. Milanese ha tentato l'anticipo, commesso il fallo sul difensore biancorosso, oggi schierato qualche metro in avanti. Tedesco si libera di Seedorf, poi Rapaic. Sbagliato però il servizio in mezzo, para Ferron senza tanti problemi. Sì, ha provato a cercare Rapaic. Amoruso sul primo palo, solo allungato un attimino un po' la traiettoria di questo pallone. Il croato spedisce in avanti il pallone, poi non agganciato Mutu. Ilario parte da molto lontano. Non inquadrato, ho visto Bisoli che si tocca la coscia sinistra, credo che Capioli entri proprio al posto di Bisoli. Baggio. E questa volta segnala il fallo il direttore di gara. Esce, se non erro, esce Alenicev ed entra Cappioli, sostituzione un po' a sorpresa. Forse ha lasciato un po' tutti quanti con il dubbio questa sostituzione. Ma sì, soprattutto perché Alenicev ha giocato bene e Bisoli si sta toccando la coscia da almeno 10 minuti, cioè dall'inizio di questo primo tempo, grosso modo, ecco. C'è un cambio anche per la formazione nero-azzurra, esce Mutu. Entra Domoro. Entra il francese Domoro. Si copre Lippi, perché Mutu è un attaccante, un trequartista, Domoro è un difensore. Attenzione a Recoba, il numero di Recoba, bellissimo, scusate, stupendo. Scusate, non c'è niente da dire.
Siamo sotto di 2-0, ma tanto di cappello nella giocata di Recoba, venisse davvero a Perugia, ma è un sogno, c'è niente da fare. Ha avuto un po' tutta la difesa, sì, e ha ficcato dentro con un sinistro micidiale. Non avrei mai voluto vedere un tiro del genere, anche se mentre scartava me lo sarei aspettato. In effetti, riguardate un po', sì, che bordata. Di fronte alla classe di Recoba, tanto di cappello. Cioè questo, se tocca la palla, sono dolori. Quindi un Inter che non ha giocato bene, difficoltà dal punto di vista del gioco, ma che ha delle grandi individualità, due gol, opera di due autentici capolavori, di Seedorf prima e poi di Recoba dopo. E pensare che tra ottobre e novembre dell'anno scorso era vicino alla maglietta del Perugia. Mamma mia! Ed ora non so quanto il Perugia possa fare. 2-0 sul groppone, mancano 25 minuti allo scadere della partita, sotto di due gol. E intanto chiediamo ai colleghi qui vicino il risultato di Torino, se qualcuno ci aggiorna. Comunque non credo che ci siano problemi per la salvezza. Ma Omero, da questo punto di vista non dire mai gatto se non ce l'hai nel sacco, eh. Comunque c'è Udine e poi la lotta con la Juventus, certo sono due gare molto difficili. Recoba spedisce in mezzo. Certo, siamo stati colpiti da due giocate individuali bellissime, certamente il secondo gol, questo di Recoba, vale il biglietto, credo che abbiamo... sembra che sia mutato il risultato di Torino, sta vincendo il Torino e questa non è una buona notizia, però ci accerteremo meglio. Tra qualche istante il Perugia farà entrare Campolo, esce Tedesco. Certo. È messo dentro Campolo per dare ordine alla manovra biancorossa, un giocatore che può dare qualche geometria in avanti. Comunque Cappioli verso Amoruso, anche in questa occasione troppo lento, buono il recupero di Blanc. Campolo, eccolo qua, poi c'è Cappioli, Amoruso anticipato ancora una volta, Amoruso, Materazzi, Bisoli. Cappioli. Ilario. Campolo. Seedorf indietro. Indirizzo di Zanetti. Materazzi. Fuori gioco, l'ennesimo quest'oggi, alla fine il Perugia ha pagato tutti questi fuori gioco. Eh sì, purtroppo ha ragione sempre questo benedetto maledetto assistente dell'arbitro. Magari sarebbe necessaria maggiore attenzione in avanti. Recoba sta portando lo scompiglio, sbaglia però il passaggio. Ma i nostri lunghi si trovano in difficoltà, non c'è niente da fare con Recoba, con Baggio e prima ancora con Muto, ma d'altra parte è una cosa fisiologica questo. Certo, comunque noi dove siamo mancati è nella realizzazione delle occasioni che abbiamo avuto. Rapaic riesce a mettere in mezzo, poi c'è Amoruso, ritarda il tiro, ancora un altro tiro deviato da Cordoba. Non è fortunato Nicola. Ha fatto tutto bene un'altra volta. All'ultimo momento ci ha messo il piede Simic. Si è infuriato Mazzone. Eccolo qua. Qui è stato contato Domoro. L'angolo sinistro. E
Esposito mette in mezzo il colpo di testa di Amoruso, Cappioli, poi va Ferron a interrompere, a bloccare la sfera, quindi nulla di fatto. 2-0 per il Perugia, ah, per l'Inter, scusate, magari per il Perugia. Campolo, Amoruso, lo stop, Blanc, gli soffia la sfera. Niente da fare, questo è un campione del mondo. Roberto Baggio, lunga rincorsa del fantasista, Ilario lo aggancia da dietro, non cade Baggio, no, questa volta subisce il fallo, interviene il direttore di gara, sì, e ammonisce Bisoli. L'arbitro, non c'è niente da fare. Era giusto d'altra parte fare fallo qui, perché sarebbe andato dritto verso la porta Roberto Baggio. Punteggio alquanto bugiardo questo. No, ha fatto molto molto di più il Perugia, purtroppo non ha concretizzato le 4-5 occasioni, le 4-5 palle gol, e sai quando nel calcio poi tu non la metti dentro. Ecco, qui Bisoli è arrivato come veramente un caterpillar, c'era il fallo d'altra parte, 4-5 falli per Paolo l'ha fatto, e oggi è la munizione, la logica conseguenza in fondo. Certo, Grifoni che non hanno giocatori come Recoba e Seedorf. Qui siamo distanti dalla porta, però c'è Recoba, Baggio e Seedorf intorno al pallone. Credo che tirerà Seedorf. Il colpo di tacco a sorpresa, niente, non ci arriva Serena, che poi rimane a terra. Il lungo lancio di Milanese all'indirizzo di Amoruso, rimane a terra Serena. Pubblicità. È Sette Caravan, San Martino in Campo, Perugia, il miglior supporto per le tue vacanze. Non accenna a rialzarsi il giocatore nero-azzurro. ...2-0... un punteggio esagerato a sfavore dei Grifoni. E ripeto, la differenza è stata soprattutto nella individualità, giocatori di grande classe che schiera la formazione di Lippi non esistono tra le maglie del Perugia, e soprattutto l'Inter, che è riuscito quindi a sfruttare quelle poche occasioni tutto sommato che gli sono capitate, mentre il Perugia ne ha sbagliate diverse. Beh, Cappioli, tanto si prepara ad entrare Zamorano al posto di Serena, colpo di testa di Blanc, poi Cordoba è andata ad appoggiare a Domorò. E intanto la cosa che tiene desta l'attenzione in questo momento sono gli sfottò tra le due tifoserie. Bisoli, poi Campolo, Perugia ora che si è portato in avanti con molti dei suoi effettivi, poi Cordoba, l'appoggio è direttamente per Coe che subisce il fallo, calcio di punizione quindi in favore dell'Inter, curva nord che incita Mazzone in dubbio per quanto riguarda la panchina del prossimo anno. Il dubbio, lui ha un altro anno di contratto, dipende da lui se rimanere o meno, Omero. Sì, dal punto di vista legale non ci sono problemi, poi sappiamo che queste cose vanno un po'. Io non credo che Gaucci lo cacci via. Chiaramente la società ha una filosofia di, per quanto riguarda il mercato del prossimo anno, non lo so se la stessa sarà condivisa da Mazzone,
però sta a Mazzone decidere se sedersi o meno sulla panchina del Perugia, perché lui ha un contratto valido ancora fino al giugno del prossimo anno. E il Perugia, lo ha detto a chiare note il presidente, non si pone neanche il problema di rinnovargli la fiducia o meno. Cioè, esiste un contratto, il Perugia intende rispettarlo, adesso è Mazzone che deve dire sì, sono sulla panchina del Perugia o no. In effetti quest'anno è stata positiva la sua gestione, ha salvato il Perugia in netto anticipo, anzi non possiamo dire fesserie. L'anno scorso ci siamo salvati alla 34esima partita, a tutt'oggi ancora la certezza matematica della salvezza, forse... Beh, proprio deve venire giù il mondo, insomma, perché ma finire il mondo possa retrocedere. No, Omero, la matematica non è un'opinione. Noi, finita la 32esima, forse non siamo ancora salvi. Aspettiamo prima di dire le cose, perché io ci andrei sempre con i piedi per terra. Credo che debba succedere il fine mondo, però... La matematica certezza l'anno scorso è arrivata alla 34esima, quest'anno vediamo a che giornata è arrivata. E poi ritireremo le somme sui giudizi finali. I giochi si fanno... anche di vedute, Saba. Ma non è questione di vedute. Non penso che ci siano ancora... Certo, tutto può accadere al mondo. Ma la matematica non è un'opinione. Sì, cioè, sei salvo quando la matematica ti dà la certezza. Chiaro, è difficile che possano succedere degli sconvolgimenti, però... Diciamo che la salvezza arriva quando c'è la matematica che ti dà ragione. Zanetti è andato a recuperare la sfera, affrontato da Cappioli e Milanese. C'è il fallo laterale in favore dei Grifoni. Campolo. Perugia che non è abbastanza efficace in avanti. Bisoli per Rapaic, c'è buona la sua azione al volo a Borussia. Vai! Eccolo qui, dobbiamo pensare a questa partita perché è ancora possibile. Una grande cosa di Bisoli, dovremo rivedere il replay da poco. E Rapaic che ha tirato su di sé il portiere e l'ha messa in mezzo. La messa in mezzo, e forse chissà se c'era fuori gioco. Va bene, non ci importa niente se c'era fuori gioco. Sì, ce n'erano due forse in fuori gioco, comunque. C'è il gol di Amoruso. Vediamo un po' se... Forse però c'era il fuorigioco di due uomini del Perugia. Sì, c'era il fuorigioco, hai ragione tu probabilmente, ma non ci porta questa nulla. Volta non ci porta nulla. E finalmente si è sbagliato l'assistente, non fa niente. Entusiasmo allo stadio Renato Curi. Proprio quando davamo ormai per persa questa partita, c'è stata questa improvvisa fermata del Perugia. Omero non ci ha dato un calcio di rigore netto, adesso se poi era fuori gioco o meno lasciamo perdere. Forse c'erano addirittura due uomini sabato. Beh, guarda, la recriminazione sul calcio di rigore quindi è inferiore a questo momento, però adesso proviamo a pareggiare questa partita. Tanto c'è il fallo laterale per il Perugia, Calori, Esposito. Il fallo sul tornante dei Grifoni. Lascia il pallone. Esplode il Renato Curi. Ilario in mezzo. Materazzi per Milanese. Il sinistro di Milanese, non blocca Ferron, nessuno ci ha creduto, sbaglia Cue Cappioli. È in bambola l'Inter è in bambola, bisogna crederci, si può ottenere il risultato positivo. Ilario in avanti, si beve due uomini, poi va a servire Esposito, riesce a mettere in mezzo, poi Blanc però blocca la sfera, va su di lui Rapaic. Bisogna tenere alto il pressing. Buona questa azione, Rapaic sulla destra. E recupera, forse d'orgoglio, Domorò. C'è un'altra possibilità. Esposito. E c'è il calcio di punizione. E questa è la zona Milan Rapaic. Dobbiamo provarci a credere, dobbiamo crederci, Omero.
vedi, nel calcio, per questo ti dico io, non c'è la matematica salvezza, bisogna provare fino alla fine, perché nel calcio può succedere sempre di tutto. Io non considero chiusa questa partita, non la vogliamo considerare chiusa, perché il Perù ha giocato una buona gara e non vedo perché non debba portare a casa il risultato positivo. Sono d'accordo con te. Rapaic blocca la sfera, è da tanto che non segna su calcio di punizione, proprio sotto la curva nord che chiama il gol, che crea un'atmosfera del tutto particolare. L'Inter stretto all'interno della propria area di rigore, Rapaic il sinistro, e gol! E c'è il gol! Anzi, è fuori di pochissimo. Mamma mia! L'ho vista dentro, io l'ho vista dentro. Un effetto del tutto particolare. Guardalo, guardalo, bellissima, rivediamo la ripetizione. È andata fuori, niente da fare, niente da fare. Un tabellone pochissimo, se ci fosse il replay dall'altra parte della porta, vedremo di quanto è uscito. Io ho strillato gol, veramente lo volevo questo gol. Mamma mia. Ancora quindi 2-1 per l'Inter, che però subisce ora la spinta del Perugia. Il pubblico fa sentire la sua voce, Cappioli, ci sono tutte le condizioni per arrivare al pareggio. Milanese mette in mezzo, sbaglia l'intervento Cordoba. Trentasettesimo del secondo tempo e intanto perde qualche secondo prezioso Ferron. Ha mollato, l'Inter ha mollato, ha creduto che la partita fosse chiusa. Rapaic tenta di venire via a Simic, palla che era uscita, l'arbitro dice che è in favore dell'Inter. Ha ragione l'arbitro, però ha ragione l'arbitro, bisogna riconoscerlo. Comunque piuttosto dubbio questo calcio di punizione, questione poi di vedute. Recoba difende bene la sfera, c'è il fallo laterale per il Perugia, protesta Recoba nell'indirizzo del guardalinee. Rapaic aggancia la sfera, Milanese, c'è Campolo, servizio per lui, Calori, c'è Ilario sulla destra, preferisce il passaggio a Cappioli, poi ancora Ilario, guadagna qualche metro in avanti su di lui, Roberto Baggio, Ilario mette in mezzo, colpo di testa di Cappioli, blocca Ferron. Bella partita comunque, anche se il Perugia perde, una gara intensa e vibrante fin dall'inizio del primo tempo. Ilario, Campolo, il lungo lancio in avanti e l'indirizzo di Esposito, però pallone che termina fuori. Continua ad essere elevato l'entusiasmo tra i sostenitori del Perugia. Amoruso, ci poteva essere il calcio di rigore su Esposito, non lo concede l'arbitro ed ora la regia potrà mostrare se questo rigore ci poteva essere o meno. Vediamo un po', ancora non ce la ripropone. Comunque è Recoba che manovra, non arriva il replay, Omero. Io ho avuto l'impressione che sia stato agganciato Esposito in aria. Zanetti tiene la sfera, poi Coe gira l'indirizzo di Baggio, leggermente arretrato rispetto al solito. Coe, su di lui Bisoli, ancora Roberto Baggio, passaggio sulla sinistra per Domoro. Niente da fare, il replay non arriva di quella. Attenzione, Recoba in mezzo, Calori gli soffia la sfera, Zanetti, Coe, Baggio, Recoba, su di lui Ilario, ancora Baggio, tenta di superare la marcatura di due uomini, tiene la sfera e c'è il calcio di punizione, è rimasto a terra Ilario,
secondi che comunque se ne vanno. Mancano 5 minuti al termine della partita, più il recupero eventuale. Lo stop di Amoruso si propone, Milanese sulla sinistra. Rapaic riesce il servizio in mezzo, no, ci arriva di pochissimo Ferron, c'era pericoloso Esposito, pronto al colpo di testa. Coe, su di lui Cappioli, Seedorf. Milanese tenta il servizio verso Cappioli, non riesce però. Poi Simic, Zanetti, Seedorf, 4 contro 3, non riesce il passaggio per Recoba, è stato anticipato da Ilario, doppio intervento del portoghese e poi Esposito, marcato da Domorò. In avanti per Amoruso, lo stop di petto, dietro a lui Blanc, il passaggio buono per Cappioli, anticipato Calori, Rapaic, entra all'interno dell'area di rigore, il sinistro, il palo! Sfortunato Milan Rapaic. Perugia che sembra essere in grado di raggiungere il pareggio di istante in istante. Attenzione, c'è il passaggio per Cavano. Comunque la partita è bella perché è aperta. Guarda, Rapaic qui ha fatto una cosa straordinaria, è tenuto bassissimo, ha cercato il palo lungo, è stato addirittura toccato la palla da Ferron. Certo, qui solo la sfortuna ha tolto il pareggio al Perugia. E in effetti noi siamo ancora in attesa del replay del possibile calcio di rigore su Esposito. Non arriva, Zanetti in mezzo al campo si porta in giro la sfera, va su di lui Materazzi, poi Milanese probabilmente spinge al fallo laterale lo stesso Zanetti. Bisogna tenere il pallone a terra. Campolo al volo per Rapaic. Si beve due uomini, Rapaic e Cappioli, c'è spazio in avanti, c'è Amoruso che è in fuorigioco. Non ha alzato però la bandierina, ancora Esposito in mezzo all'indirizzo di nuovo per Rapaic sulla sinistra. Il servizio per Amoruso però anticipato. Seedorf, fallo commesso sull'olandese, bloccato. Vabbè, qui c'è poco da dire, giusto, no? È giusto. Perde tempo la formazione di Lippi, l'arbitro che non rimprovera i giocatori nero-azzurri, quadrato Marcello Lippi. Calori, Esposito, poi Campolo. Calori rischia un po' troppo però fa questi giochetti ed ora possibilità per la formazione nerazzurra. Roberto Baggio cerca di superare Ilario, finte contro finte, mette in mezzo per Recoba. Milanese può ripartire. Rapaic, l'Inter è in avanti, può essere colpito in contropiede però è solo Rapaic, nessuno va in suo aiuto. E c'è il fallo laterale per il Perugia. Peccato davvero, stanno scorrendo i chissà quanti minuti di recupero, ci sono state tante sostituzioni, forse 3 o 4 minuti o meno. Baggio in avanti. Certo, le squadre, tutte e due le squadre sono lunghissime, quindi potrebbe succedere di tutto. Recoba per Zamorano, poi Seedorf. Certo, l'uno contro uno qui, veramente loro sono pericolosi, Affrontato da Ilario, commette il fallo ma cercano di tenere palla e di arrivare al 90° senza altri pericoli. Mancano 30 secondi ormai allo scadere dei minuti regolamentari. Cambio fallo, ha dato cambio fallo. Eh sì, è giusto. Ed ora però a perdere tempo sono anche i giocatori del Perugia, certo hanno speso moltissimo. Ecco, vediamo, io tengo d'occhio il quarto, Cappioli non riesce quarto uomo per vedere quanti minuti di recupero dà.
Coe. Passaggio per Roberto Baggio, affrontato da Ilario. Ancora finte, contro finte. Baggio in gran forma, mette in mezzo Recoba, pericolosissimo, davanti lui Materazzi. Questa volta il pallone non è finito in rete, sbagliato l'appoggio. Non abbiamo visto quanti minuti ha dato il quarto uomo. Cordoba. Eravamo attenti a guardare l'azione dell'Inter. E c'è il calcio di punizione per l'Inter. Comunque una partita tutto sommato. Intanto una bella partita finalmente, Omero. Intanto ci dicono 4 minuti. Io credo anch'io 4 minuti. Credo anch'io 4 minuti perché ho intravisto un attimino, ma non ero sicuro. Credo anch'io 4 minuti. Comunque l'Inter che continua a perdere tempo, ovviamente non ha alcuna necessità di accelerare la manovra. Recoba, Zamorano, Baggio cade a terra, chiede il rigore, l'arbitro non gli dà alcuna considerazione. Ancora Recoba per Zanetti e in effetti sì, poteva esserci questo calcio di rigore non concesso per all'Inter, agganciato Roberto Baggio, si è visto bene. Roberto Baggio ancora, è buona l'azione, c'è Seedorf in mezzo, finte contro finte del fantasista e il pallone finisce fuori. Ragazzi, mamma mia. Se Roberto Baggio avesse passato in mezzo probabilmente sarebbe scappato anche il terzo gol, perde tempo ora Baggio. Portato di forza fuori dal campo, applausi per Mazzantini. Lunga rimessa di Mazzantini. Rapaic affrontato da Cordoba. Il fallo sul croato. Ammonizione per Cordoba. Ma mi sembra anche giusto che ci sia l'ammonizione. E questa può essere una grande occasione per il Perugia, forse l'ultima, vediamo un po', pallone spedito in mezzo, il colpo di testa di Materazzi, poteva essere sfruttata un po' meglio però questa azione. Sì, a metà fra un appoggio e un, sì. Cordoba, diciamo un appoggio troppo lungo. Ilario aggancia, c'è Bisoli tutto solo, bisogna fare presto. 40 secondi al termine della gara, Rapaic non riesce però a rialzarsi in tempo, quindi nulla di fatto. E quindi ormai siamo prossimi alla chiusura della partita. Perugia che ha giocato bene, ha fatto il tutto per tutto, ha accorciato le distanze, ma non è riuscito a concretizzare le azioni che gli sono capitate, anche numerose. E questo ovviamente ha consentito all'Inter di portar via il risultato pieno. Intanto va a Cordoba, protezione della sfera, commette il fallo Rapaic, quindi e controlla il cronometro il signor Farina. Certo, comunque tanti episodi da rivedere in Moviola, perché calci di rigore richiesti tanti, fischiati nessuno. Sabatino, ormai diamo appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima gara. Ecco qua il triplice fischio quando ci sarà Udinese-Perugia. Che dire, Sabatino, chiudiamo questa telecronaca. Ah, una bella partita, peccato che sia andata così. Speriamo comunque che i risultati delle altre partite ci confortino un pochino. Benissimo, quindi ci risentiremo per Udinese-Perugia. Un arrivederci da Omero Blasi e da Sabatino Durante.